Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Bentornati veramente perché è tanto tempo che non pubblico, soprattutto è tanto tempo che non faccio un video così registrato, parlato, perché ultimamente mi sto dilettando a fare le live, a magari pubblicare qualcosa dei miei animali, ma niente di molto elaborato, ecco. Questa è una scelta... È una scelta presa dal fatto che non ho potenzialmente molto tempo. Ultimamente ho iniziato alcuni progetti, alcune cose che, se vi farà piacere, un giorno vi parlerò anche di queste cose. Ho incominciato veramente a vivere nuovamente la mia vita. Da quando mi sono trasferita in Italia ho avuto un periodo molto brutto. Come tanti di voi sapranno, perché ne ho parlato molto spesso, ho avuto un periodo di rifiuto, un periodo in cui non avevo voglia di mettermi più in gioco. Ecco, la forza di mettermi in gioco l'ho ritrovata finalmente e quindi ora mi sto buttando in altri progetti, in altre cose che si spera che vadano bene. Attività nuove che mi aiutino un pochino a riscoprire anche me stessa, perché mi ero buttata abbastanza giù quando sono tornata appunto qui. Tanti di voi sanno che io non condivido molto sui social, ma perché non sono una persona potenzialmente adatta per i social. Mi piace ogni tanto esprimere la mia opinione su determinati argomenti, su alcune cose, perché lo ritengo giusto. In questi anni di YouTube ho imparato anche ad accettare le critiche degli altri, il fatto che appunto non si può piacere a tutti, il fatto che ogni tanto veniamo attaccati semplicemente perché esprimiamo un'opinione diversa da qualcun altro, il fatto che veniamo giudicati perché siamo persone potenzialmente diverse da qualcun altro. YouTube in questo senso mi ha aiutato molto perché ho imparato a capire il mio valore. È una cosa che auguro veramente a tutti: imparate a capire veramente il valore delle vostre azioni, il valore dei vostri pensieri. Perché oggi faccio questo video? Come avete visto dal titolo, ho scritto un titolo forse un po' forte, un po' troppo magari per qualcuno, perché oggi si parla di sogni, il realizzare sogni. Vi racconto brevemente quello che è stata la vita mia e di mio marito in quest'ultimo anno e mezzo, 2 anni circa. Io mi sono trasferita in Italia, abbiamo deciso di tornare in Italia per ragioni del tutto personali e per una sorta di necessità, se così vogliamo chiamarla. All'inizio per me è stato veramente difficile perché non avevo una casa, non avevo niente e ho abbandonato tutto quello che avevo costruito insieme a mio marito in un altro posto, un posto che oltretutto mi piaceva, che per alcune ragioni mi stava stretto, ma che non avrei abbandonato per un semplice capriccio. Avevo abbandonato tutto quello per cui avevo lottato in diversi anni e ero tornata indietro, ero tornata nella mia città, in un posto che fondamentalmente non mi piaceva. E non è stato facile, perché dal di lì ho dovuto cercare casa, ero da sola, nel senso che mio marito non era con me, quindi ho dovuto cercare casa da sola senza di lui e purtroppo non abbiamo potuto condividere troppo l'emozione che è quando vai anche a scegliere una nuova casa dove vivere. Ho dovuto prendermi cura di Lotti da sola, anche se è un cane, non è un bambino, vi assicuro che gli animali, per chi non lo sa, sentono tantissimo lo stress e sentono il distacco, quindi Lotti i primi mesi è stata difficilissima da gestire perché era un ambiente completamente nuovo, regole diverse, persone diverse, era tutto diverso per lei e quindi non è stato facile. Nel momento in cui abbiamo trovato casa, mi sono trasferita, trasloco, eccetera, eccetera, è scoppiata la pandemia e quindi è iniziata ad esserci la paura di non potersi incontrare così presto come si pensava, lo stress, le incertezze, una serie di cose ci hanno fatto vivere l'anno scorso come un anno veramente infernale, come per tantissime persone. Noi avevamo dei progetti quando abbiamo deciso di trasferirci in Italia, progetti che sono sfumati appunto con la pandemia. Quindi c'è stato il pensiero di tornare in Giappone, solo che proprio a causa della pandemia
Il settore di mio marito è stato fortemente colpito e lavoro non ce n'era, non ce n'è tuttora per lui. Questo è stato fortemente debilitante perché ci siamo trovati in una situazione dove entrambi non stavamo bene in Italia e non riuscivamo ad uscirne, e sembrava un circolo vizioso. Uscivamo di casa e non vedevamo l'ora di ritornare dentro casa perché le persone, proprio per tutta quella che è stata ed è tutt'oggi in realtà, anche se in maniera molto più blanda, la situazione, erano stressate, erano insicure, avevano paura. Non è stato facile per nessuno, non è facile per nessuno tutt'oggi. Ci siamo ritrovati quindi a non poter tornare indietro. E che cosa fa in questi momenti? Noi siamo sempre state le persone che programmavano le cose e quindi ci siamo trovati in un mondo nuovo, perché noi non eravamo abituati a vivere alla giornata o comunque a fare piccoli progetti. Noi abbiamo sempre fatto grandi progetti che poi si sono anche realizzati, grandi obiettivi, e vivevamo in funzione di quegli obiettivi. Quando ti trovi così, dove non sai cosa fare, ci sono due vie: o rifiuti tutto, te ne vai, ti chiudi in te stesso, non parli con nessuno e rifiuti proprio qualsiasi cosa che la vita ti offre, oppure inizi a vivere la vita man mano, inizi a dire ok, questa cosa non la posso fare, allora cerco di rendermi felice in un altro modo. La felicità è veramente importante per ognuno di noi. Non dobbiamo mai, mai mettere la nostra felicità in secondo piano, perché se noi non siamo felici non riusciremo neanche a rendere felici qualcun altro, se noi non siamo tranquilli non riusciremo mai a tranquillizzare qualcun altro. Quindi cosa ci siamo detti? Bene, dobbiamo vivere qui per il momento. Ok, iniziamo a costruirci realmente la nostra vita. E allora che cosa ci serve? In Italia, purtroppo, se soprattutto nella zona dove sono io, se non hai un'auto non ti sposti, e per noi l'anno scorso è stato estremamente frustrante spostarci, non siamo andati molto in giro anche per questo, oltre al fatto che non si poteva girare moltissimo. Però nella seconda parte dell'anno, quando ancora magari potevi fare qualcosina, noi non lo abbiamo fatto, proprio perché non avevamo un mezzo su cui muoverci. Quindi abbiamo deciso di partire dalle basi, o da quello che per noi sono le basi, ovvero un'auto. Abbiamo quindi cercato, chiamato agenzie, chiamato privati, chiamato di qua, cercato di là, iscriviti qui, vai di là, vai su, vai giù. Un giorno vediamo l'annuncio di un'auto a Torino, bella, blu, come piaceva a noi proprio. Chiamo, ma purtroppo quell'auto è già stata presa. Però ci dicono che da lì a qualche giorno sarebbe arrivato lo stesso modello, nuovo, e mi ha proposto un prezzo molto molto conveniente. E quindi abbiamo detto ok, la prendiamo e iniziamo a vivere la nostra vita. Perché in questi due anni abbiamo completamente rifiutato tutto quello che ci stava succedendo. Invece abbiamo deciso di prendere questa occasione e di iniziare finalmente a cercare di stare bene. Perché, come vi ho detto anche altre volte, casa è dove lo scegli tu. Se voi siete in un posto, anche il posto più bello del mondo, ma non vi sentite a casa, non volete essere a casa, non lo sarete mai. Non voglio sputare sopra l'Italia, perché ci sono posti molto peggiori dell'Italia, e anche il Giappone a volte, in certi sensi, è peggiore. Anche mio marito inizialmente ha avuto un rifiuto incredibile per l'Italia,
invece adesso che sta vivendo la vita con più leggerezza, sta iniziando anche ad avere una mentalità più aperta. Ci sono alcune cose che non puoi accettare, non accetterai mai, perché ci sono certe cose che succedono nel mondo che veramente ti fanno ribollire il sangue. Però quando impari ad aprire la mente, impari a dare veramente importanza alle cose giuste, non vivi più male. Abbiamo deciso di realizzare questo sogno, ovvero quello di avere quest'auto. Per molte persone potrà essere un discorso forse materialista, potete anche pensarla così, la vita è anche materialista, non è solo materialista, però anche gli oggetti, le cose ci rendono felici. Nulla, volevo condividere questo nuovo acquisto con voi. L'idea principale è anche quella di andare un pochino in giro insieme, anche se magari andremo in giro per l'Italia o in realtà quest'estate abbiamo in programma di andare fuori dall'Italia in vacanza. E sarà la prima volta che ci facciamo una vacanza lunga perché mio marito non ha mai avuto tanti giorni di ferie in Giappone e invece qui, per quello che riguarda il lavoro che fa adesso, avrà 3 settimane di ferie. E quindi siamo anche molto emozionati perché non ci è mai capitato fino a questo momento di goderci la vita di coppia, cosa che può succedere certamente anche in Italia, ma almeno per quello che riguarda noi, in questo momento siamo estremamente rilassati, estremamente contenti della nostra vita. Ed è anche per questo che mi vedete molto poco qui su YouTube, ma perché sto molto meno tempo a casa. Però non ho voglia di abbandonare il canale perché comunque mi diverto, perché anche se ho 50 visualizzazioni in un video, io sono contenta così, 50 persone mi guardano, 10 persone dicono che gli è piaciuto il mio video e io sono contenta così.